Grazie di essere qui, veramente così numerosi, certamente richiamati dall'importanza del nostro ospite di oggi, Chantin Augusto Sabadini, che tra poco presenterò meglio, ma permettetemi di dire anche richiamati dalla qualità dell'energia, e oggi si parlerà di questo, dell'energia che da 15 anni abbiamo allevato in questo piccolo spazio, un luogo di incontro e di confronto che ha sempre voluto rimanere estraneo alle logiche del mercato, per offrire invece l'opportunità di una conoscenza trasformativa, una conoscenza che non può essere separata dall'amore. Scusate un attimo perché, ecco, ho pensato molto qua da dire, perché ci sono troppe cose. Allora, molti sono stati i momenti di riflessione come questo d'oggi, che in questi 15 anni abbiamo organizzato, momenti di confronto e dialogo con studiosi di molte discipline da tutto il mondo, diversi gli spettacoli teatrali scritti e messi in scena su temi poco frequentati e da sempre il nostro lavoro di poesia negli ospedali e nelle scuole. Il filo conduttore che tiene insieme il nostro lavoro è il dialogo, un dialogo interculturale e inter- e intra-religioso, un pensiero simbolico al crocevia tra Oriente e Occidente, ma anche sul confine tra dentro e fuori, tra vita e morte. Indisciplinare le discipline, cercando ogni volta di tenere insieme filosofia e spiritualità, logos e mitos, scienza e coscienza, pensiero della mente e pensiero del cuore, così da offrire nuove vie per una liberazione da questo sistema oppressivo e direi criminale in cui siamo coinvolti, dove l'economia, così diventata, non è certo il bene della casa. E dunque non è certo un caso la presenza di Chantin oggi qui con noi. Oggi che la parola coscienza pare un reperto archeologico, oggi che il cambiamento indispensabile è antropologico, non è un caso l'aprirsi del pensiero che la fisica dei quanti mostra, la materia come forma del processo di coscienza. Ecco che allora la mistica, parola alla quale nel nostro lavoro di tutti questi anni è stato riconsegnato il suo giusto posto, cioè non una cosa per pochi eletti, né una cosa fuori del mondo, ma una dimensione di profondità del nostro essere parte costitutiva del cosmo intero, una dimensione di interindipendenza di cui siamo sempre più dobbiamo prendere coscienza al fine di onorare questa avventura che è la vita, di cui noi siamo dono e al cui banchetto sono tutti invitati. L'intuizione cosmoteandrica di Raymond Panikkar, che è un ideale guida al nostro lavoro, può dunque essere messa in relazione e a dialogo con l'immagine che la fisica quantistica ci offre. Il mondo e noi siamo l'espressione della stessa creatività della coscienza, onde nell'oceano dell'esperienza, come dice Chantin in questo ultimo libro che sarà il nostro dialogo di oggi. Cessare di identificarci come singola onda, l'individualismo in cui siamo ormai immersi, e comprendere la nostra natura oceanica è già il cammino verso la pace. Una pace, come dice Panikkar, paradossalmente mai raggiungibile, ma vivibile in un quotidiano cammino pacificato. Ecco, dico due parole di Chantin, ma vorrei dire due parole sulla metafora che è usata in quasi tutte le cosmovisioni su questo essere goccia o essere acqua. Dice: la goccia come luogo delle mie lotte, delle mie cadute, delle mie vittorie, di tutto quello che mi causa gioia e sofferenza in forma immediata. Ma se mi realizzerò in maniera autentica, se sono in ascolto della realtà che io sono in profondità, io sono acqua. Che cosa succede all'acqua quando la goccia cessa di esistere? Niente. La goccia cade nel mare, ma l'acqua, tuttavia, non scompare. La mia acqua, l'acqua che io sono, quest'acqua è unica. Nessun pericolo di dissolvermi. Poi qui Chantin ci dirà qualche cosa di più. Allora, io adesso due cose. Chantin mi ha chiesto come stava la mia fondazione svizzera, il nostro presidente Fiorisana e la signora Censi. È una fondazione di cui io
oscuro, diciamo, la parte culturale e che ci aiuta in questo lavoro di disseminazione, diciamo. Ecco, e io ci tengo a sottolineare la lungimiranza e la generosità di questa fondazione. Una circostanza ormai rara, la presenza di un mecenate illuminato. In un tempo nel quale produrre cultura è sempre più spesso considerato un lusso inutile, è doppiamente importante la visione che considera il prodotto intellettuale un bene da preservare e nel quale investire, avendo come guida la diffusione di quel bene e non il suo sfruttamento. Molti libri sono stati aiutati a nascere, tra cui anche uno di Chantaine, al Paris Center di Ching, abbiamo collaborato, no? Allora, Chantaine Augusto Sabadini, un caro amico ormai da più di 20 anni, ci siamo conosciuti a Eranos, un'altra fondazione svizzera dove Chantaine dal 94 al 2002 è stato consulente scientifico. Oggi è direttore associato con David Pitt del Paris Center for New Learning in Toscana, un centro molto vitale su questi temi. Anzi, poi vi chiederemo se avrete voglia di fare un 3 giorni con Chantaine, David Pitt in autunno in italiano, perché proprio in italiano vogliamo farlo, l'abbiamo già fatto una volta e vorremmo ripetere, per cui chi può essere interessato ci lascia il nome e poi vi manderemo le varie informazioni. Scusate? Oh no, sentito una... No, scusa, no, chiedevo dove in Toscana? Pari, si chiama Pari. È Fassiene Grosseto. Ah, siamo i confini della Marenna. È un posto, un piccolo paesino. Vicino ai bagni di Petriola. Sì. E poi anche lecturer presso la Schumacher College nel Devon. Ha lavorato nell'Università Californiana sui... cos'è, Santa Monica o Santa Barbara? Mi confondo sempre, Santa Barbara. Sui fondamenti della fisica quantistica, contribuendo alla prima identificazione di un buco nero. Naturalmente Chantaine, appunto, che si definisce fisico teorico, agricoltore e traduttore, mi sembrano 3 dimensioni molto importanti da tenere insieme, ha avuto un fecondo lavoro di traduttore. Io cito tra i molti l'antico libro oracolare dei Ching di Eranos, insieme a, ricordiamolo, a Rudolf Ritzemann, no? Abbiamo molti amici che sono qui tra noi lo stesso, ma non così presenti nella vita. E poi il Tao Te Ching, quindi sono riuscito a trovarne una copia, se qualcuno è interessato. Ed oggi, appunto, con l'ultimo suo libro, Pellegrinaggi verso il vuoto, che vuole essere, come Chantaine dice, un invito alla meraviglia e alla gratitudine per la straordinaria avventura che è la vita e per lo sconfinato mistero di cui siamo parte. Ecco qua, io adesso lascio la parola a te, Chantaine, e come sempre è un dialogo, no, quello che noi facciamo con gli amici, per cui forse credo che tu vuoi chiedere a loro di brevissima presentazione di ognuno. Vuoi che passiamo... Penso che c'era di tu, quello che vuoi io lascio. Grazie Patrizia. E mi dà moltissimo piacere essere qui con voi, siamo in tanti, più di quanto è abituale in questi incontri, però mi piacerebbe che questo ci lasci uno spazio di incontro personale, quindi vi chiederei molto brevemente di dire il vostro nome e magari di dire una cosa che vi richiama, una cosa, magari un argomento a cui siete particolarmente interessati, o una domanda, o quello che volete. Mi piacerebbe sentire proprio 2 parole da ciascuno di voi per aprire questo nostro incontro, questo spazio di condivisione. Io mi chiamo Anna, faccio parte del Cenacolo Patriziesco e recentemente mi sono innamorata della fisica perché l'ho trovata proprio un faro della nostra vita e mi piace approfondirla al di là di tutte le
i moralismi, le storie, insomma, che ci confondono le idee, e quindi sono molto contenta di essere qua. Grazie. Io sono Giorgio Feltri, conosco Scatena da tantissimi anni, grandissimo ricordo di un grandissimo amico. E, io sono di formazione, sono ingegnere, sono quindi però amante degli argomenti scientifici, ma e non solo, ma anche quelli di natura spirituale, filosofica, diciamo così. E c'è un argomento che mi affascina ed è quello di cui mi sto rendendo conto lentamente, che tutto quello che esiste materialmente, l'universo, è una forma della coscienza. Questo fatto che la coscienza è all'origine di tutto mi attrae, mi entusiasma, per cui sono qui con grande curiosità, con grande voglia di apprendere tutto quello che Scatena ci insegnerà. Grazie. Non so più dove arriveremo. Ah, mi ha già finito qua. Mi chiamo Mia. Mia? Sono olandese di origine, ma ormai più italiana che olandese. Sono molto curiosa, direi. Mi ha attratto il tema di oggi dopo aver letto anni e anni fa il Tao della fisica. Credo che può bastare per adesso. Grazie, visto che siamo in tanti. Mi chiamo Marina, mi è venuta la curiosità di conoscere la materia. Ho fatto dei piccoli corsi all'università della terza età sulla fisica quantistica e mi ha affascinato tantissimo, perché lì la materia è tutta una cosa da capire. Vorrei fare la domanda che si dice abbia fatto Einstein: l'universo ci è favorevole? Che bello. Mi chiamo Fides e sono molto interessata al mistero della vita, al di là di tutte le congetture religiose e filosofiche. Grazie. Sono Paola, sono amica di Scatena e di Patrizia da tanti anni. Io vorrei dire una citazione di Jung che è affiorata poco fa con molta emozione. È una sua affermazione del 1932, in cui lui dice che quando le idee della psicologia e quelle della fisica teorica coincideranno, ci sarà stato un grande movimento evolutivo. È bella? È bellissima, sì. Sì, però si sente malissimo, io non ho capito niente. Oh! Con il microfono. Allora, ho citato Jung che dice, che 1932, che dice: quando le idee della fisica teorica coincideranno con quelle della psicologia, sarà un grande momento evolutivo. 1932. Forse è meglio parlare senza microfono, sì. Si sente la voce più limpida. Era molto avanti quel signore lì. Mi chiamo Max e il mio percorso è verso la natura e la semplicità. Sono qui per la prima volta e desidero ascoltare. Grazie. Grazie. Anch'io sono qui per la prima volta, mi chiamo Massimo. Sono molto interessato al legame fra il mondo della fisica e il mondo dello spirito, della spiritualità. Era molto, grazie. Mi chiamo Adele e vengo da Cremona. Sono qui, sì, mossa soltanto da curiosità e interesse, e denuncio però la mia impreparazione e sprovvedutezza sul piano della fisica. Vediamo se ce la faccio. Bene, stesso meglio di sì. Mi chiamo Luciano, sono professore universitario, insegno oncologia, e vorrei capire un po' le influenze
della fisica non newtoniana, ma la quantistica, sulla replicazione, il polimorfismo del DNA, cosa c'entra l'ambiente esterno con l'influenza dell'ambiente esterno sulla replicazione del DNA. La wow. fisica quantistica sta entrando. Grazie. Allora, mi chiamo Renata e sono qui per cercare di imparare a diventare acqua da goccia. Mi piacerebbe tanto. Grazie. Io mi chiamo Giovanni e non so nuotare. Però da anni cerco di nuotare in questo grande mare che è l'universo. Siccome non so nuotare, sto fermo. Mi sbraccio, ma sto fermo. Però mi chiedo se nello spazio infinito ci si possa muovere, abbia senso parlare di movimento. Grazie. Buongiorno, sono Paolo, prima volta in Via Lomazzo 13. Mio padre è stato uno dei principali esponenti dell'editoria scientifica e quindi libri come Il caso e la necessità e altro non erano solo letture ma erano vita quotidiana. Forse anche per reazione a questo sono diventato uno studioso di vite dei santi, dei mistici paleocristiani e bizantini, materie che insegno all'università. Buon lavoro. Io mi chiamo Clara, sono di formazione architetto, mi esprimo meglio forse come artista, ma soprattutto dedico la maggior parte del mio tempo ad approfondire la meditazione. È il mondo delle energie sottili, quello che negli ultimi direi 10 anni della mia vita mi ha aperto un'altra percezione della realtà e vorrei appunto approfondirla attraverso i suoi insegnamenti. Grazie. Io sono la voce di Uberto. Sono Uberto Sapienza, ho vissuto a Villa Erba di Cernobbio, Como. Durante l'incontro con Patrizia di qualche anno fa ti avevo dato il CD dello spettacolo teatrale Big Bang della Giagnoni. Ti ho seguito con Uomini e Profeti. Lavoro da tempo sui quanti, sulle energie che arrivano dall'universo e dagli amici durante la mia malattia. Sono interessato al rapporto dell'agricoltura. Faccio il volontario in carcere dove coltivo gli orti e volevo intendere come applicare i quanti all'agricoltura. Il mio nome è Pino e sto zitto. Sissa, 50 anni e sono interessata, sto guardandomi in giro per sapere cosa sarò da grande. Domanda, ho raffreddore, quindi passo la parola. Sono Elisabetta. Siamo al limite del microfono. Sì. Ho sentito un suo intervento a Uomini Profeti, sono rimasta affascinata, io sono buddista e quindi trovo che ci siano tantissime cose in comune tra il buddismo e la fisica e sono sempre alla ricerca di approfondimenti. Grazie. Per questo sono Noemi e sono qui in ascolto. Sono Paolo, sono un terapeuta di gruppo e sono interessato alla relazione tra la voce e l'acqua, ma già oggi ho capito una cosa in questi pochi momenti, perché una vecchissima amica che non vedo da tantissimi anni, che è mia, l'ho incontrata qua. Ciao! Ma pensa di... Mi chiamo Teresa, vengo da Cremona. Anch'io sono interessata a questo rapporto tra la fisica e diciamo, la religiosità. Mi ha colpito molto il suo intervento fatto a Uomini e Profeti
ho letto il suo libro, Peregrinaggio nel vuoto, devo dire con un po' di difficoltà tutta la parte scientifica perché non ho una formazione così approfondita, però sono riuscita a cogliere alcune importanti relazioni tra questa fisica dei quanti affascinante e tutta la parte del Tao che conclude. Sono qui anch'io per imparare dal profondo. Il corso letterario su Dante è molto molto bello. Sono molto ignorante sulla materia di oggi, addirittura a scuola odiavo fisica, ovviamente. Però diciamo che sono molto interessata sulle scoperte che stanno facendo adesso su questi popoli antichissimi, vissuti 18.000, 20.000 anni fa. E quindi mi sto domandando come sia possibile queste evoluzioni che ci sono nell'universo e mi sto chiedendo se è possibile avere delle risposte. Non so se è possibile averle. Grazie. Massimo, di formazione scientifica, ho fatto fisica nucleare, ma poi la vita mi ha portato da un'altra parte, ma la passione è rimasta. E sulle evoluzioni attuali, come spazio e tempo, che sembra che siano dimensioni che non, quanto è la quantistica, non esistono più, vorrei capire perché. Anche perché, diciamo, mancano un po' poi le basi su quello che è, su cui noi basiamo la vita. Sto studiando un po' sul tempo, ma giuro che riesco a cavarci proprio le gambe. Anche Sant'Agostino era d'accordo. Sì, quindi... io sono Henriette, sono un medico e mi sono trovata in questo momento della mia vita che il massimo interesse che ho non è più per le cose che avevo prima, ma per questo argomento. Grazie. Sono Rashmi, nome avuto da Osho pure come San Chandela. Nel 77 ho avuto la passione per l'India, che adesso sto superando un po', sono stata 20 volte in India per 3 mesi alla volta, e conosco, devo dire, i grandi ashram dell'India, ho un diploma in Hatha Yoga, a Kavaliadama, che sembra essere l'istituto yoga più grande del mondo, e mi sono dedicata all'insegnamento dell'Hatha Yoga, alla meditazione, nonostante il mio... La mia professione fosse quella di insegnante di lingua e letteratura inglese. E mi affascina questo mondo straordinario che è al di là, devo dire, del visibile. Sono amica di Gabriella Caramone e seguo sempre le sue trasmissioni, quelle due trasmissioni con Chantenna, le ho seguite veramente con amore e con passione. E guarda caso, le coincidenze. Ultimamente mi è capitato in mano, la settimana scorsa, L'alchimista di Paolo Coelho, che io lessi 30 anni fa, poco dopo che era uscito, e strano caso ho detto, qualcosa dentro di me, perché il mio intuito, grazie al mio yoga e meditazione di più di 30 anni, tutti i giorni, è fortissimo, ho detto questo libro, l'ho ripresi, e lo lessi nel giro di 3 giorni e lì si parla molto dell'anima del mondo. Noi siamo parte dell'anima del mondo e siamo un tutt'uno, we are all one, ed è una cosa straordinaria. Grazie. Io sono Valentina, purtroppo lavoro nell'largo mondo di economia e finanza, quindi dedico molto il mio tempo libero a queste materie. E sono venuta perché è da tempo che provo a incontrarlo, a sentirlo. Anch'io ho sentito dalla Caramore, ho letto qualcosa. Sono assolutamente convinta che finalmente scienza e spiritualità debbano incontrarsi. Purtroppo tu sono dei rari casi in cui questo avviene in Italia, ma purtroppo vediamo giornalmente, quotidianamente, che in altri casi sembra quasi fare una cosa del genere, quindi verrò anche in Umbria con piacere a seguirsi di nuovo col SEND, che invece è riuscito con Science and Non-Duality a portare avanti questi temi, ci sta riuscendo, speriamo anche in Italia in futuro in maniera un po' più... Quindi sarai a Titignano? Sì. Alessandra, sono qui per la prima volta, sono curiosa. Vengo dalla provincia di Varese, il mio lavoro è quello di insegnante, quindi
tutti i giorni con la vivacità e con la creatività in azione, ma anche con tanta burocrazia che mi fa soffrire. Per cui alcuni anni fa ho scelto di seguire un corso di naturopatia che mi ha avvicinato alla medicina tradizionale cinese, che io trovo molto intelligente, ma tutto il pensiero cinese è molto intelligente e quindi mi fa stare bene, cerco di stare vicino a questo pensiero così diverso dal nostro. Trovo più risposte in questo. Grazie. Grazie. Sono Gloriana, sono interessata al rapporto tra goccia e acqua come voi, e sono molto legata al pensiero di Panikkar e al rapporto tra scienza e spiritualità. Sono Isa, sono molto interessata all'argomento e per quello che sono qui, anche se ne so pochissimo. Grazie. Sono Emanuela, io scrivo poesie, sono interessata alla filosofia, prima per niente nelle scienze, cioè fisica secondo me era qualcosa di ostico, ho iniziato a leggere qualcosa, sono molto interessata e sono entusiasta di essere qua. Grazie. Il nostro amico, sì. Qui ci sono due gioie, io mi chiamo Gioia anche lui. Non serve il microfono. Io mi chiamo Walter, per l'appunto Gioia, di formazione sono psicoterapeuta, mi occupo di poesia, narrativa, mi occupo di quello che riguarda l'arte e la scienza, mi occupo molto di me stesso, spero sempre più in termini socratici e non narcisistici, e soprattutto mi interessa tutto quello che riguarda, mi è piaciuto molto l'indisciplinarità delle discipline, no? Tutto quello che riguarda il confine. Molte cose interessanti secondo me stanno al confine delle cose, dove ci sono le rotture di simmetria, per dirle con scienze ancora più, quindi mi interessa molto questo aspetto dei confini. I pellegrinaggi verso il vuoto e anche attraverso le vostre domande, il feedback, scegliere dove ci interessa approfondire. Il primo capitolo di questo libro si chiama Caos e Ordine, che tocca, diciamo, l'aspetto l'intrusione dell'indeterminazione e della incertezza già nella fisica classica. E tocca un tema di cui ci si sta rendendo conto sempre più chiaramente, e cioè che le cose più interessanti avvengono sul confine tra ordine e caos. I fenomeni della vita tipicamente sono legati a questo confine. È interessante che in tutte le mitologie il caos è primario. All'inizio c'è il caos. A volte è rappresentato dalle acque. All'inizio lo spirito di Dio aleggia sopra le acque. L'avvento dell'ordine, l'inizio dell'ordine è spesso rappresentato come la separazione di cielo e terra. E spesso è l'aria che compie questa separazione. L'enigma in qualche modo di comprenderci e comprendere le forme della vita con il loro ordine sottile e complesso sullo sfondo della natura caotica dei processi. La consapevolezza della natura onnipresente del caos si è affermata nel secolo XIX fondamentalmente.
dopo il lavoro di Newton, di Galileo, di Newton, i fondamenti della meccanica classica, c'è stato un momento di ebbrezza, in qualche modo, della straordinaria comprensione che è la scoperta di queste leggi fondamentali del moto portava, e la sensazione che tutto fosse razionale e comprensibile. C'è questa famosa frase di Laplace, in cui diceva: se un demone fosse dotato di poteri di osservazione tanto acuti da conoscere la posizione e il momento, diciamo la velocità di ogni particella che compone l'universo, l'intero passato e l'intero futuro sarebbero perfettamente determinati e conoscibili. Nell'Ottocento quindi la fisica era arrivata a questo punto di ebbrezza del conoscere, con la sensazione che possiamo comprendere i meccanismi fondamentali di tutto quanto. E a questo punto incontrò alcune sorprese che resero il controllo e la previsione assai più incerti e imprevedibili. Un passo interessante fu quello dello studio del moto dei tre corpi. E voglio darvi qualche questo è un problema che si pose il matematico e fisico francese Henri Poincaré, nel senso che uno dei grandi successi della fisica era stata la descrizione del moto dei pianeti, le orbite di Keplero, poi spiegate da Newton in termini della legge della gravitazione e del secondo principio della dinamica, che mette in rapporto le forze e le accelerazioni. Questo permetteva di descrivere, di calcolare il movimento dei pianeti intorno al Sole con grandissima precisione. Ma si faceva sempre in questi calcoli un'approssimazione, che era quella di prendere in considerazione, per esempio, la Terra e il Sole, l'attrazione tra il Sole e la Terra, e quindi il moto della Terra intorno al Sole, senza tenere conto degli altri pianeti, che anche loro esercitano una loro attrazione. Però in confronto a quella del Sole molto minore, molto trascurabile, e quindi questi calcoli si potevano fare tranquillamente prendendo in considerazione solo due corpi per volta, per esempio il Sole e la Terra, oppure la Terra e la Luna che ci gira intorno. Il problema che Poincaré si pose è: cosa succede se prendiamo in considerazione anche queste altre influenze? E per cominciare, diciamo, se invece di una situazione in cui ci sono solo due corpi in movimento, ce ne sono tre, che cosa succede? E qui viene la sorpresa. La sorpresa è che quando prendiamo in considerazione l'interazione di tre corpi, le equazioni non sono più esattamente risolvibili. Siamo in grado di risolverle solo per approssimazioni successive. Altra sorpresa: le orbite che si calcolano in questo modo non sono necessariamente stabili. Altra sorpresa:
le orbite che risultano da questi calcoli dipendono in maniera sensibile dalle condizioni iniziali del calcolo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se parto da una certa situazione in cui descrivo posizione e velocità, diciamo dei tre corpi coinvolti, e poi calcolo sulla base di questo, per mezzo delle equazioni di Newton, l'evoluzione futura del sistema, trovo che ogni piccolo cambiamento nelle condizioni iniziali ha conseguenze catastrofiche nel calcolo futuro dell'evoluzione del sistema. È quello che a volte si chiama l'effetto farfalla. E la metafora è il battito di ali di una farfalla nella foresta amazzonica può causare un tornado nel Golfo del Messico, per esempio. Ci si rese conto del fatto che solo in una idealizzazione, diciamo, in cui tutte le interazioni sono lineari, siamo in grado effettivamente di predire sulla base di condizioni iniziali lo sviluppo futuro di un sistema. Se prendiamo le cose in considerazione, cose in maniera anche solo un po' più realistica, quando già da due corpi passiamo a tre corpi, non è più così. Un'altra storiella famosa è quella del meteorologo Lorenz, di cui si dice che facendo un certo calcolo di previsione del tempo, decise di, per accelerare il processo, di fare una piccola approssimazione nei dati iniziali, per cui diede al suo calcolatore le istruzioni per questo procedimento leggermente approssimato, e se ne andò a bere un caffè, e quando tornò si rese conto che i risultati del calcolo erano completamente diversi. Questo fatto è in realtà molto comune. L'idealizzazione di Laplace della possibilità di calcolare l'intero futuro e l'intero passato a partire dalle condizioni di un determinato momento è un'idea folle, realistica. Non è sbagliata in linea di principio, nel senso che se effettivamente la perfetta conoscenza delle condizioni iniziali permette di calcolare tutto il futuro e tutto il passato dell'universo, però la perfetta conoscenza è un'idealizzazione, ogni osservazione fisica comporta una certa approssimazione. Possiamo essere in grado di calcolare perfettamente 10 cifre decimali, ma resta un'incertezza nell'undicesima, e anche se fossimo in grado di calcolare 1000 cifre decimali, resterebbe un'incertezza nella milleunesima. Quindi, in pratica, questo significa che la perfetta prevedibilità, la perfetta predicibilità di Laplace, che è corretta in senso, in linea di principio, in pratica ci dice la realtà è incontrollabile, imprevedibile, c'è un margine di incertezza ineliminabile. Possiamo restringerlo, ma non eliminarlo. E questa è una prima sorpresa che avviene già nell'Ottocento e nella fisica classica, che diventerà più radicale, molto più forte, con la fisica quantistica. Nel libro c'è questa figura che
probabilmente troppo piccola, perché la vediate bene. Ma è un esempio della influenza sensibile delle condizioni iniziali in una previsione del tempo. E queste figure rappresentano un diagramma del tempo sul polo nord calcolato a partire da queste due figure, quella a sinistra e in centro in alto, che sono, diciamo, la situazione meteorologica a distanza di poche ore. Quelle che stanno sotto sono le previsioni che si calcolano sulla base di queste, prima per due giorni dopo e poi per 15 giorni dopo. Le previsioni di due giorni dopo si assomigliano abbastanza. Una piccola differenza all'inizio produce una relativamente piccola differenza. Quelle di 15 giorni dopo sono completamente diverse. Qui in fondo c'è quella che poi effettivamente si osservò 15 giorni dopo, che è diversa sia dall'una che dall'altra delle due previsioni. La natura di questa incertezza, ciò che rende le previsioni del tempo inaffidabili, è la natura turbolenta dei moti, dei fluidi, in particolare dei moti dell'atmosfera terrestre. E la turbolenza affascinava moltissimo Leonardo, che ne ha fatto dei disegni e studi profondi. Qui è rappresentata dallo scorrimento di un fiume che ha un sasso, una pietra nel mezzo, e quindi il moto dell'acqua intorno a questo ostacolo che è la pietra. Se il flusso è relativamente lento, un tranquillo ruscello, l'acqua si apre intorno alla pietra e poi si riunisce di nuovo a valle. Se il moto è un po' più energico, a valle della pietra si formano dei turbini, dei mulinelli relativamente stabili. Se diventa ancora più energico, questi mulinelli diventano più caotici, la quantità di acqua che passa subisce delle oscillazioni, e se diventa ancora più forte, questa dinamica, diciamo, dell'acqua diventa totalmente imprevedibile e caotica. Questo già ci dice una cosa interessante, ci dice che all'interno del caos possono formarsi delle forme, questi turbini, questi mulinelli, possono formarsi delle forme relativamente stabili. Quindi la scoperta della fisica del caos è, per un verso, che all'interno dell'ordine sempre si annida il caos. Già quando passiamo a un sistema di tre corpi incontriamo comportamenti caotici. L'altra scoperta è: all'interno del caos si creano delle forme di ordine, per esempio questi turbini del ruscello. La creazione spontanea di forme di ordini all'interno del caos è, ci suggerisce qualcosa dell'origine della vita. Un'idea utile nello studiare i processi caotici è l'idea di attrattore.
tanto l'idea del trattore è diciamo la forma a cui tende un processo caotico, spesso esiste un, diciamo, uno schema di movimento del sistema a cui il sistema tende a ritornare, può oscillare fuori da questa forma, ma tende a riprenderla. Un esempio citato nel libro è la dinamica di due popolazioni, preda e predatore. Per esempio, in un lago in cui ci sono dei lucci e delle trote, dove i lucci mangiano le trote, si crea, nell'interazione di queste due popolazioni, una dinamica per cui, diciamo, quando ci sono tanti lucci, vengono a scarseggiare le trote, vengono a scarseggiare il cibo, quindi la popolazione dei lucci diminuisce, ma se la popolazione dei lucci diminuisce aumenta quella delle trote, e allora di nuovo la popolazione dei lucci tende ad aumentare, e qui si crea una sorta di anello, di circuito, in cui quando aumenta una delle due popolazioni si crea una condizione che la fa diminuire, e quando diminuisce si crea una condizione che la fa aumentare. La dinamica la possiamo rappresentare come un cerchio, diciamo, se su un asse